Ebbene sì, ho la faccia leggermente stravolta, ma è tardo pomeriggio e sono leggermente stanca anche perché la nottata precedente non è stata delle migliori. Però vi volevo far vedere qualche piccolo acquisto che ho fatto di cose che mi servivano, più che altro per parlare di un paio di linee nuove, che ho trovato in parafarmacia e di cui mi sono stati dati i campioncini per provare qualcosa. In una delle beauty profumerie, quelle così, ho preso cose in non tanto in promozione, ma che insomma, mi servivano o mi sarebbero servite a breve. Quindi ho preso della Fria le salviette struccanti, sono 60 e le ho pagate credo 3,70 euro. Mi sono trovata bene, non è la prima volta che le compro, credo che prima avessero un packaging diverso, adesso è più compatto e mi fa piacere perché le altre erano leggere. Se vedete il vapore o sentite rumori, c'ho la cena sul fuoco, la regina. Poi c'erano in offerta una serie di cose e ho giusto per questo, questo l'ho preso per sfizio, ma perché costava tipo 1 euro? Lo scondraino 1,40 euro. AZ3D White rimuove fino all'80% delle macchie, rinforza e protegge naturalmente macchie superficiali, dice sicuro sullo smalto. Vi posso dire la verità? Mi piaceva il packaging. Mi piaceva tanto, anche perché io ho un po' di scorte di dentifricio. Io quando li vedo in offerta, tra i 99 centesimi, l'1,19 euro, di solito ne prendo sempre un paio. Poi c'era una bella offerta sul Dove perché veniva 1,50 euro e ne ho presi due, uno per il maschietto e uno per la femminuccia. Io ho preso l'original perché insomma è un grande classico, mi piace, e ho preso l'Invisible Driver, mio marito ne ho pescato uno a casa tra quelli che c'erano e quindi li tengo in scorta perché anche di questo ne avevo un po'. Proprio stamattina mi sono svegliata col fatto che io mi sarei dovuta comprare qualcosa. Così. Poi ho trovato, allora non sono riuscita a trovare, non lo trovo spesso lo struccante della Garnier ed è il mio preferito, però sempre della Garnier ho preso questo qui che ha una confezione come potete vedere più piccola perché sono 125 ml e non costa poco perché costa 3,90 euro, mentre l'altro che è, credo sia il doppio almeno, costa 4 euro e qualcosa. Vabbè, io tanto lo uso, poi comunque uso la salvietta struccante, il panno in microfibra, non ne ho bisogno di moltissimo, io mi trovo bene soltanto con i bifasici, gli altri non li prendo proprio in considerazione, perché avrei preferito provare qualcos'altro, cioè o andare sul sicuro con quello che ho oppure qualcosa di nuovo, ma non c'era niente. C'era della L'Oréal l'olio straordinario struccante che elimina anche il trucco waterproof, però ho detto boh, cioè a me non serviva una cosa solo sugli occhi e non mi ha convinto del tutto. Poi vabbè, ho preso il detergente intimo perché anche questo mi è piaciuto, anche questo era in offerta? No, 2,90 euro. Questo qui il Fix & Family che è adatto per tutta la famiglia, ginecologicamente testato, c'ha il pH fisiologico, poi la Fissan è dal 1930 che si prende cura della Giuseppa, no scherzo, delle pelli sensibili come quelle dei bambini, non ho visto la confezione. Va bene, al dosatore e questa è una cosa che mi fa piacere. E quindi questo l'ho presa al volo perché mi ero ricordata, perché io ho una lista della spesa, non so voi, io ce l'ho sul cellulare la lista della spesa, la apro, non la apro, vado un po' così a ramengo, come va? E in ultimo, perché era in offerta a 1,35 euro, non ne avevo assolutamente bisogno, ho letto vaniglia, non ho capito niente. Questo bagno crema della Venus. Io non l'ho nemmeno annusato. C'era anche all'Argan, ma l'ho proprio snobbato. Vabbè,
vaniglia. Che buono, come mi piacciono questi. Chiudiamolo bene perché poi è il secondo bagno doccia che compro senza. Cioè, mi sto facendo delle scorte che lasciano il tempo che trovano, però insomma è tutta roba che su per giù mi serve. Sono passata per la farmacia a prendere lo spray preventivo antipidocchi perché mi è finita la prima confezione. Ho capito che me ne servirà una al mese. E aveva, allora, ho comprato una cosa che mi serviva e ho prenotato quello che non c'era e ci sono due nuove linee. Allora, una è la nuova linea di Lierac. La farmacista mi ha detto vale per te troppo, però aveva l'espositore, io l'unica cosa che sono andata a provare era il siero che ho provato sulla mano e sembrava proprio una cosa favolosa. Le ho detto: senti, mi devi dare qualche campioncino. E allora mi ha dato un campioncino del siero. La linea è questa qui, è quella ridensificante, rimodellante dell'ovale ad effetto lift injection con lifting dinamico. E quindi c'è. La linea si compone di crema liftante e rimodellante giorno, poi la crema liftante e ristrutturante notte, il siero booster di tonicità, e a me mettici siero e booster nella stessa parola e sono tua per sempre. Poi c'è il siero liftante, sguardo, occhi e palpebre e la maschera liftante flash, effetto flash beauty. Allora, mi ha dato uno del siero, uno della maschera, che sono molto curiosa. Io spero che dietro ci sia il tempo di posa, se no me lo vado a cercare da qualche parte, perché mi sa di no. Se no, telefono in parafarmacia, WhatsApp più che altro io. Poi mi è stato dato anche. Io non ci leggo proprio più, eh. Ah, il contorno occhi e un altro siero, quindi ho tre confezioni di siero, sì, una, due, no, ho due sieri, una maschera e quel contorno occhi, quindi mi fa molto piacere. Mentre l'altra marca che non so pronunciare è una marca fatta tra Parigi e Seul, a quanto ho capito, che si chiama Jouer. Jouer, che ha un inci, mi è stata presentata così, un inci abbastanza buono. Per esempio, ha varie cose, idratazione, rassodamento, tonicità, antirughe. Infatti, naturalmente, a me ha dato aspettate, prima mi ha dato la crema antirughe al ginseng rosso, che ha l'80% di origine naturale, è fatta in Francia questa marca. Poi mi ha dato il siero, che è anche antimacchia ed è antiossidante, al tè bianco, sì, che anche questo 89% di origine naturale. Io non so come vediate gli ingredienti e se li riusciate a vedere. E poi mi ha dato da provare per il corpo il balsamo corpo. Le creme mi stanno finendo, potrei cantare di campioncini. Questa linea ha dei prodotti totalmente più abbordabili rispetto a quelli della Lierac. Non ho proprio neanche chiesto quanto venisse il siero, anche se devo dire sarebbe un bel regalo, cioè non lo so, non lo so, se non è adatta a me troppo forte poi non ne vale la pena. Però della Jouer, visto che mi serviva, ho preso la crema mani, che ho pagato 5,90 euro, al 96% di ingredienti di origine naturale, crema nutriente mani e unghie, ha i lumifenoli antiossidanti, olio di camelia, nutre e ripara. E io ho una pelle che, nonostante io mi ostini adesso a mettermi i guanti e la crema, è sempre costantemente secca, quindi devo ovviare in qualche modo. Mi piace questa linea, non lo so.
so, mi piace il packaging, mi piace come è stata presentata. Quindi adesso proverò, perché i prezzi sono molto abbordabili. Ho visto che la crema giorno costa 25 euro, c'era l'acqua micellare, c'è cioè tutta la linea completa, sia corpo, che viso. E quindi adesso deciderò. Insomma, non so cos'altro prendere. Sono contenta perché, vabbè, ormai le farmaciste di questa parafarmacia dove vado sono, diciamo, conoscenti amiche, quindi io non ho remore a chiedere campioncini, ma loro, devo dire la verità, mi hanno detto: ci teniamo a sapere anche quello che pensi su questa nuova linea, perché ci crediamo molto, visto che ha un INCE abbastanza buono. Vedo che ha anche dei brevetti. E adesso proveremo tutto sotto controllo dermatologico. Adesso vediamo, testato per le pelli sensibili. Voglio provare l'antirughe e vedere cos'è, com'è e come si combina con il siero della stessa marca. Detto questo è tutto. Comunicazione di servizio. In tantissime di voi mi stanno dicendo, infatti sto alzando la voce, che non si sente bene l'audio, mi sentite bassa. Io però quando vado a riascoltare il video, io lo sento bene, non capisco se è un problema, perché me l'ha detto qualcuno, non me l'hanno detto proprio tutti. Quindi non so se è un problema di qualcuno o è un problema mio. Non, sinceramente non so come fare. Adesso ho provato a togliere la cover dal cellulare sperando che non sia quella che ostruisce. Sembra che abbia un imbuto qui, un budo. Budo su Reeducational Channel. E quindi questo è quanto. Devo dire che stamattina, vabbè, non era una grande giornata, ho fatto giusto una scappata e fuga e poi sono ritornata a casa, perché veramente stanotte è stata abbastanza impegnativa. Non ho dormito molto, sono sincera, non ho dormito molto. Vado, Carlo e Fra ci stanno per tornare da danza. Io spero che la cena non si sia bruciata. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!